l'arrivo di Sua Eminenza Italo Balbo alle tribune. Il pubblico elegante. Vincenzo Florio con la compagna Lucia Henry, che sposerà 2 anni dopo. Il vincitore Achille Varzi. Amedeo Ruggeri, numero 24 su OM. Il francese Albert Divo su Bugatti con il numero 6. Si ritirerà al terzo giro per un incidente. Giuseppe Campari su Alfa Romeo arriverà quarto, qui insieme al cavaliere Vincenzo Florio. Aimo Maggi su Alfa Romeo non riuscirà a concludere neanche un giro. Luigi Arcangeli, numero 14 su Maserati, si ritirerà al primo giro. Con il numero 20, Ernesto Maserati su Maserati arriverà solo ottavo. La targa del 1930 rimase indimenticabile per i tifosi italiani. Infatti, già nel primo giro, Varzi fa registrare la spettacolosa media di 79.665. Dietro di lui, vicinissimi, passano Campari e Nuvolari sulle Alfa 1750 e subito dopo, a pochi secondi, Chiron su Bugatti. Nel secondo giro passa prima Varzi, secondo Chiron, a seguire ci sono Campari, Divo, Conelli e Borzacchini, preceduti tutti da Nuvolari. Nessuna variazione fa registrare il terzo giro, mentre al quarto va fuori strada Divo. Gli altri due corridori della Bugatti, Conelli e Williams, cedono per stanchezza. L'unico a difendere il prestigio della Bugatti rimane Chiron. All'ultimo giro, dopo la discesa di Polizzi, Chiron ha uno sbandamento su tutte e quattro le ruote, che sono assolutamente lisce. Si ferma per cambiarle e decide di lasciare a terra il suo giovane meccanico, ridotto a uno straccio per la paura. Così alleggerito, si lancia verso il traguardo a colpi di seconda con il motore a oltre 5.000 giri. Intanto Varzi, dopo aver cambiato il treno di gomme, si vede perforato il serbatoio della benzina che perde. Al primo rifornimento non fa altro che prendere al volo una tannica di benzina e il meccanico, mentre lui guida, versa la benzina nel serbatoio. Si ferma ai box, Tazio Nuvolari per il cambio delle gomme e fare il rifornimento di benzina. Intanto per una scintilla prende a fuoco la macchina di Varzi. Il pilota si scansa e dà modo al meccanico con un cuscino di spegnere le fiamme. Arriverà al traguardo con tutti i capelli bruciacchiati. Qui vediamo Chiron che si classifica secondo alle spalle di Varzi. Mentre questo è l'arrivo vittorioso di Achille Varzi. Per coprire i 540 km del percorso, Varzi impiega 6 ore, 55 prime e 16 secondi alla media di 78,019. Questa è la classifica finale. L'edizione del 1930 è stata l'ultima in cui si è utilizzato il percorso classico delle 67 miglia.
questo filmato vuole essere un omaggio all'uomo che ha fatto dello sport in Sicilia una ragione di vita.